Con questo urlo, più di gioia che di battaglia, i 120 atleti del team Le Marmotte Loreto hanno voluto lanciarsi nella nuova stagione. Una stagione che per loro è iniziata domenica 16 febbraio nella BMX Zone del quartiere Loreto di Bergamo, dove le varie squadre sono state presentate a genitori, sponsor e media. E c'è stato davvero bisogno di un evento del genere, in quanto la famiglia guidata dal presidente Marcello Nava e dal general manager Ambrogio Nolli è diventata numerosa. Persino lo staff degli allenatori e degli accompagnatori ha raggiunto la doppia cifra. Sì, è la fortuna proprio quella, hai detto proprio, hai toccato un tasto importantissimo e grazie veramente a tutte le persone che abbiamo qua, gli allenatori, gli accompagnatori, i responsabili, chi ci dà una mano, che riusciamo veramente a fare qualcosa. Spero che dia una bella importanza al nostro comitato di Bergamo e a tutta l'Italia veramente per quello che stiamo facendo. Allora, partendo dalla BMX, che abbiamo la fortuna di avere la struttura, proprio la pista nazionale, quindi abbiamo indicativamente tesserati una sessantina di ragazzi, di quali una 30-35, e spero che incomincino a fare le gare, e stiamo crescendo con due allenatori, quindi molto bene. Poi si parte dai G0, dove abbiamo una ventina di ragazzini come promozione giovanile, poi dai G1, G2, G3, G4 e che correranno l'anno prossimo, hanno già dato l'adesione 42 ragazzini. Poi abbiamo 38 esordienti allievi, dal primo anno, secondo anno, idem come sia esordienti che allievi. Abbiamo 3 junior, tutti questi quelli che corrono, poi chi fa la scuola ce ne sono parecchi altri. Poi abbiamo una quindicina di master. Tra i bambini delle categorie promozionali, i master, gli junior, gli esordienti e gli allievi, quest'anno i colori del sodalizio bergamasco saranno difesi da oltre 120 atleti, impegnati non solo nella BMX, ma anche nella mountain bike e, in misura minore, nel downhill e nel four cross. Ma con quali obiettivi? Allora, il sogno più importante è quello che i ragazzi, ogni volta che finiscono l'allenamento e tornano a casa soddisfatti e possano veramente trasmettere felicità, che è la cosa più importante. Poi è logico, abbiamo un numero di atleti importante dove tutti devono crescere, devono migliorare, però quindi anche a livello nazionale è bello farli confrontare con le realtà, che ci sono veramente delle squadre, degli atleti fortissimi. Quindi faremo campionato di società, come giustamente hai detto, faremo qualche gara delle internazionali d'Italia, il circuito facilmente del Santa Cruz, proprio perché ci sono gare belle, interessanti, partendo tutto questo da Andorra, e poi faremo il circuito delle Eurobie, senz'altro, che siamo in casa e questo lo facciamo di dovere e che siamo obbligati a farlo, proprio per ringraziare anche tutti gli organizzatori che organizzano gare qui vicino a noi. Oltre agli appuntamenti agonistici, un traguardo che la società raggiungerà presto sarà la creazione di un nuovo tracciato permanente per le ruote grasse. Una casa ideale per chi vuole affinare il proprio feeling con il mezzo, anche nelle ore serali, per merito dell'impianto di illuminazione. Un'altra gemma di un impianto che, proprio perché sorge in una città con problemi di traffico e carenza di infrastrutture per i ciclisti, ha dato modo a tanti giovanissimi di mettersi in sella in tutta sicurezza.